E allora si parte, terza edizione del trofeo Pampaloni qua al Vittorio Rossi di Santa Lucia, un torneo che sta assumendo sempre un'importanza maggiore a livello toscano. Si comincia con il derby pratese, quello tra il CSL Prato Social Club e la Zenit Audax. Si comincia all'insegna dello spettacolo, proprio come avrebbe voluto il Pampa. Siamo veramente soddisfatti che si sia già arrivati alla terza edizione di questo prestigioso torneo, che sta assumendo sempre di più le caratteristiche che auspicavamo nel momento in cui abbiamo deciso di organizzarlo, rendere memoria a questa figura importante di Ferdinando Pampaloni, che oggettivamente è in qualche modo l'emblema di un modo di approcciare al calcio dilettantistico, al calcio giovanile, fatto di passione, fatto di grande impegno, di grande generosità, e che ha caratterizzato tutta la vita di Ferdinando come di tante altre persone. Quindi questo torneo nasce ancora una volta all'insegno di questi valori, con grandi auspici, e siamo davvero contenti che stasera, appunto, con queste buoni propositi e con queste caratteristiche, si possa avviare anche questa terza esperienza. Terza edizione per noi è il momento più importante della stagione. Andiamo ad onorare la memoria del direttore sportivo per eccellenza, Ferdinando Pampaloni. Cercheremo di migliorarci ancora su tutti i lati, quello sportivo, quello organizzativo, e di farlo al meglio a partire da stasera con questo derby di Prato, insomma, Coiano Zenit. Saranno 28 le squadre divise in 7 gironi ai nastri di partenza della terza edizione del torneo Pampaloni, riservato alla categoria allievi B. La partita inaugurale è stata il derby pratese tra il CSL Prato Social Club e la Zenit Prato, che ha visto l'affermazione dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Gianniti. Il calcio d'inizio e la partita che ha dato avvio al torneo è stato dato dal figlio di Pampaloni, Gianni. Bello, bellissimo, non neanche a farla apposta, Coiano Santa Lucia contro Zenit, mi sembra la partita ideale per l'inizio della terza edizione del torneo, quindi spero che vada tutto bene e ringrazio tutti. Questo torneo ormai sta prendendo sempre più spazio, importanza, 28 squadre, 7 squadre che hanno partecipato ai campionati elite, quindi è veramente un appuntamento ormai tradizionale per il calcio pratese. E adesso per 2 mesi spazio al calcio giocato, proprio come sarebbe piaciuto al Pampa.